tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi book haul, le ultime entrate in libreria, i nuovi arrivati. Procederemo come al solito in ordine random, nella migliore delle tradizioni. Era da un po' di tempo che non ne facevo uno e quindi ho un bel po' di libri da mostrarvi, anche perché c'è stato il mio compleanno a fine gennaio e inoltre sono uscite molte novità e le case editrici me ne hanno mandate alcune e sono tra l'altro molto contenta di tutti i libri che mi hanno inviato, quindi sono contenta di poterli condividere con voi e sapere anche cosa ne pensate, siete incuriositi. Iniziamo subito, bando alle ciance. Allora, per il mio compleanno mi hanno regalato per lo più buoni, perché effettivamente comprando io tanti libri e avendone già tanti per conto mio è difficile non imbattersi in un doppione o in un libro sgradito. Ecco, tutto giusto, tutto molto bello, però questo discorso non vale per un autore sul quale di solito con me si va abbastanza sul sicuro, infatti non hanno sbagliato, ovvero Lemony Snicket. Questa è la sua ultima uscita, credo, un libro illustrato per Salani, Il buio. È ovviamente un libro per bambini, ma per me non è un problema, perché anche se io non sono per niente nel target, però li adoro. Le narrazioni per i più piccini mi conquistano sempre, hanno sempre uno spazio nel mio cuore. In questo caso si parla della relazione che ha un bambino con il buio, che di solito ovviamente è una relazione di paura e angoscia, chi non ha avuto paura del buio da piccolo, ma che grazie a questa brevissima storia, diciamo, si trasforma in qualcosa di un po' più ottimistico, diciamo così, quindi il buio visto da un'altra prospettiva, adatto naturalmente proprio per i più piccoli, quindi se avete dei bambini a cui regalarlo è piacevolissimo, o se siete come me ossessionati da Lemony Snicket, eh. A proposito di libri per bambini illustrati, The Fox and the Star di Carolee Blackford Smith. Questa è un'artista che si occupa di molti progetti grafici della Penguin Random House, quindi non è un caso che questa copertina sia visivamente spettacolare, ecco perché la ragazza ne sa. Decisamente più strutturato rispetto al buio, che è molto breve. Questo invece è un libro abbastanza ricco, sia dal punto di vista grafico, delle illustrazioni, sia dal punto di vista della storia, anche se naturalmente anche questo è un libro per bambini e naturalmente anche questa è una storia molto semplice, però è veramente disegnata in maniera eccezionale. Ovviamente parla di una volpe e di una stella che hanno un rapporto di amicizia finché un giorno la stella scompare, perché ovviamente le stelle non è che rimangano immobili nella volta celeste, diciamo così. Ecco, come vi dicevo, pur nella sua estrema semplicità i disegni riescono a essere veramente ricchissimi di dettagli e incredibili. Questo libro l'ho preso con un buono e per quanto mi riguarda sono soldi assolutamente ben spesi anche solo per questa immagine. Cioè, se amate le volpi non potete non comprare questo libro. Dopodiché la EO mi ha mandato due libri, il primo l'ho già letto e l'ho adorato, ovvero Di notte sotto il ponte di pietra di Leo Peruz, che è uscito per la collana Gli intramontabili, che io apprezzo molto. Come dice lo stesso titolo di collana, sono autori classici che intramontabili che vengono riproposti in una veste editoriale più nuova, ecco, più attuale, più accattivante. Infatti questa copertina è stupenda. Ecco, Leo Peruz in particolare è uno scrittore ceco, di Praga in particolare, contemporaneo di molti scrittori celebri, fra cui Kafka, ed è stato un po' dimenticato e non è giusto, adesso piano piano la critica lo sta riscoprendo, già da un bel po' di tempo devo dire, però appunto ottimo lavoro della EO che ripropone Di notte sotto il ponte di pietra, che è uno dei suoi ultimi romanzi a cui lo scrittore ha lavorato praticamente per tutta la vita. È il grande romanzo su Praga, la città che ha incantato Peruz, in cui ha vissuto da adolescente. Peruz ha vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, però Di notte sotto il ponte di pietra in realtà è ambientato nella Praga del XVI secolo, quindi alla corte di Rodolfo II, questo sovrano estroso, amante dell'arte e dell'alchimia. Più che il romanzo storico, però, questo è il romanzo fantastico, nella definizione che ne dà Todorov, cioè quelle narrazioni che stanno in bilico. Noi non riusciamo mai a capire se stiamo nel mondo del soprannaturale o nel mondo della realtà, quindi
quelle narrazioni che non sono propriamente fantasy, assolutamente no, o propriamente horror, ma sono narrazioni un po' appunto in bilico, ho detto bene prima. È quindi la praga magica, la praga del folklore, la praga della religione ebraica, del ghetto ebraico, la praga delle leggende, la praga dei fantasmi. È costruito in realtà più come una raccolta di racconti che come un romanzo, però è una raccolta di racconti il cui primo racconto si spiega solo se leggete fino alla fine anche l'ultimo, quindi è un cerchio perfetto. Ve ne parlerò più approfonditamente in un altro momento, comunque è splendido. Oltretutto la prosa di Peruzz riesce ad essere suggestiva pur essendo veramente semplice, veramente chiara, chiarissima. Senza eccessi di retorica, senza minimamente sforzarsi, riesce a creare delle atmosfere uniche, cioè a ricreare tutto questo mondo, un mondo fatto di violinisti di strada, di alchimisti, c'è anche Keplero in questo libro, cioè di sovrani come Rodolfo II, stravaganti, di pittori squattrinati, di ricchi uomini d'affari ebrei, di uomini di corte della nobiltà boema e così via. Veramente bellissimo. Di tutt'altro genere invece, sempre E.O., Resta la polvere di Sandrine Collette, che è una scrittrice francese che però ha scritto un libro che anche, se come notate dalla copertina, è molto scusate, americano. Viene infatti paragonata a Faulkner. Devo dire che troppo spesso gli scrittori vengono paragonati a Faulkner, però effettivamente si parla infatti di dialoghi asciutti, descrizioni mozzafiate in un paesaggio brullo. Quindi effettivamente c'è qualcosa che riecheggia di Faulkner, comunque staremo a vedere. A proposito di ambientazioni suggestive, Il giro del miele di Sandro Campani. Einaudi, nella narrativa italiana, continua a pubblicare romanzi che riguardano in parte la montagna. Dopo Paolo Cognetti con Le otto montagne, bellissimo, e anche dopo l'altrettanto bello per quanto mi riguarda La vita felice di Elena Varvello, propongono anche Campani, che questa volta ci parla dell'Appennino tosco-emiliano, anche se nella quarta di copertina non è specificato esattamente il paesino dell'Appennino in cui è ambientata la narrazione. Comunque, perché si chiama Il giro del miele? Perché il protagonista, almeno all'inizio della narrazione, fa un lavoro molto semplice, ovvero quello di consegnare il miele agli abitanti del paesino in cui vive, quindi un lavoro molto umile, che però lo soddisfa, fino a quando non succederà qualcosa che gli farà perdere il lavoro e lui inizierà a bere. I personaggi però mi sa che sono tanti, quindi non si limitano a Davide, che è appunto il protagonista, ma la gente di montagna è sempre un soggetto molto interessante e che viene sfruttato di solito molto bene dagli scrittori italiani, almeno speriamo che sia così anche per Campani. Non l'ho ancora iniziato, quindi non è che so dirvi poi molto, però la copertina è stupenda. Non si giudicano i libri dalla copertina, vabbè, infatti aspetto prima di leggerlo. Ecco, un libro che mi è piaciuto subito, appena l'ho ricevuto, è Il corpo che vuoi, della Kliman. Scusate perché è troppo giallo questo libro, quindi la luce non va d'accordo con i libri così gialli. Ecco, spero di farvelo vedere meglio così, comunque delle edizioni Black Coffee, che sono veramente belle, cioè veramente ben fatte, ben curate. Il progetto grafico che sta dietro questo libro è stupendo, perché c'è un ghiacciolo, perché la protagonista di questo romanzo mangia solo ghiaccioli, perché è ossessionata dal suo corpo, è ossessionata dalla magrezza, guarda tutto il giorno reality show in televisione e ha due coinquilini con problemi anche loro. Sembra un po' uno di quei romanzi in cui i protagonisti impazziscono e sono portati all'esaurimento nervoso, come nei primi romanzi di Chuck Palahniuk. Almeno io spero che sia così, perché voglio un romanzo del genere, voglio un romanzo cattivissimo, acido, quindi spero che vada in questa direzione. D'altra parte, voglio dire, le mie aspettative sono alte, ben più alte rispetto a Chuck Palahniuk, che alla fine è uno scrittore abbastanza sensazionalista così, perché nella quarta di copertina viene anche, diciamo, paragonato a scrittori come Pynchon e soprattutto De Lillo. Infatti viene citato sia L'incanto dell'849 sia Rumore Bianco, e viene definito come un romanzo sagace e divertente.
Spero con tutto il cuore che sia così, anche perché l'argomento mi piace moltissimo. Dopodiché è uscito per Rizzoli la nuova raccolta di racconti di Luca Ricci, I difetti fondamentali, che sembra, almeno dai spezzoni che ho letto su Twitter, più letterario che mai. Infatti alcuni protagonisti sono degli scrittori e si parla appunto anche del mondo editoriale, quindi non vedo l'ora di leggerlo perché a me di solito piacciono questo tipo di tematiche. Oltretutto di Luca Ricci avevo già letto Mabel dice sì e l'avevo apprezzato molto, quindi non vedo l'ora di leggere questa raccolta di racconti, che tra l'altro mi sa che sta avendo abbastanza successo, è stata ristampata di già, quindi cioè fino adesso ho sentito solo pareri positivi, quindi spero che mi soddisfi. Sto lasciando il meglio alla fine comunque, perché ci avviciniamo alla fine. Allora, Tunue mi ha mandato due graphic novel, una l'ho già letta, troppo bella, ma non avevo dubbi perché fa parte della collana Tipi Tondi, che è la collana più bella della Tunue secondo me, anche questa per bambini, però questa è veramente una delizia ed è L'Uomo Montagna. Allora, a parte che io adoro i colori pastellati, quindi voglio dire tenui, carini, cioè veramente delicati, li adoro, e poi la storia ve ne faccio vedere come al solito solo dei pezzi, perché non voglio rovinarvi la sorpresa, anche perché questo qua è veramente piccino. Comunque, ecco, magari vi faccio vedere qualcos'altro, che questo è bellissimo, guardate che meraviglia. Allora, la storia è quella di un bambino e del nonno. Il bambino vorrebbe partire per un viaggio, come di solito è abituato a fare con il nonno, ma il nonno ormai è troppo anziano e non riesce a reggere il peso delle montagne che gli sono cresciute sul capo. Ovviamente questa è una metafora della vita, più si fanno esperienze, più diciamo crescono su di noi più cresce su di noi il peso delle esperienze che abbiamo vissuto. Quindi il bambino cosa fa? Escogita un piano, va a trovare il vento più forte di tutti, quello che sta in alto in cima alla montagna, per cercare di convincerlo a sollevare il nonno per partire tutti e due insieme per l'ultimo viaggio. Ovviamente non vi dico come va a finire, comunque come al solito lacrimoni, vabbè forse sono io che sono una debole, non lo so, forse sono io, però è veramente troppo commovente. Tra l'altro le graphic novel sono veramente un doppio dono, perché voi regalate la storia e regalate un'opera d'arte, perché i disegni sono delle opere d'arte, quindi... L'altra graphic novel invece non l'ho ancora letta e al contrario dell'Uomo Montagna è abbastanza voluminosa. Stiamo parlando di Non sei mica il mondo, anche questo è uscito per la collana Tipi Tondi, che tra l'altro non so se ve l'ho detto, ma sono caratteristiche dal fatto che hanno gli angoli stondati. Comunque, come potete vedere dalla copertina, parla di questo bambino che è abbastanza infelice e trasforma questa sua infelicità in rabbia e verrà diciamo aiutato in qualche modo dalla sua insegnante. Non so nient'altro, devo dire la verità, quindi non aggiungerò niente. Fatto sta che anche questo sembra disegnato non bene di più, anche perché, non so se notate, sono un po' dei disegni bartoniani, nel senso che i disegni hanno veramente una vera e propria plasticità, quindi sembra di vedere un film in stop motion e vabbè, meraviglia. Dulcis in fundo, nel frattempo i miei capelli, non so cosa sia successo, comunque due chicche, due sfizi che mi sono voluta togliere. Il primo è l'ho ordinato a Natale addirittura, però mi è arrivato praticamente solo qualche settimana fa per via di disguidi vari. Comunque è Fantastic Beasts and Where to Find Them, io l'ho preso in inglese perché appunto lo volevo prendere prima che uscisse in italiano, ma poi alla fine mi è arrivato quando è uscito quello italiano, quindi vabbè. Comunque è la sceneggiatura del film Animali Fantastici, che ve lo ripeto per la 70ª volta, mi è piaciuto da morire ed è ovviamente uno sfizio, non è una cosa esattamente necessaria perché non è un romanzo naturalmente, ma è proprio la trascrizione della sceneggiatura originale, quindi così, niente di che, ecco, però è bellissimo, cioè vogliamo parlarne, cioè è bellissimo. E tra l'altro non potevo resistere perché no scusate, ho preso la pagina sbagliata, comunque c'è uno snaso, come vedete c'è uno snaso, quindi potevo io non cedere,
Ovviamente no. Per il resto è un'operazione bieca di marketing, voglio dire, guardate com'è scritto. Cioè, uno spreco di carta incredibile, perché è una sceneggiatura, non è un libro, quindi naturalmente è così. Per i più affezionati, ecco, però ragazzi ci sta, perché se voi foste J.K. Rowling probabilmente fareste molto peggio. Dulcis in fundo, non so neanche come farvelo vedere perché è pesantissimo. Ho comprato, vabbè, aspettate, ve lo faccio vedere. Posso farcela? Ta-da! La serie completa di Sfortunati Eventi in questo cofanetto bellissimo. Sapevo che sarebbe successo. Comunque, in questo cofanetto bellissimo, The Complete Rack. Ne avevo bisogno? No. L'ho comprato lo stesso? Sì. Perché? Perché sì. Perché dopo aver visto la serie mi è venuta voglia di avere la collezione completa. Anche in italiano ce l'ho solo fino al 9, quindi ho detto vabbè, cavolo, li compro in inglese e via. Ed è, sono, cioè, per il resto non cambia niente, cioè nel senso è il cofanetto con la versione dei libri rilegata dal primo al tredicesimo, quindi niente di nuovo sotto il sole, però io non ce l'avevo completa la collezione, non ce l'avevo in inglese, quindi l'ho presa in inglese completa. Sono una bimba felice. Spero di riuscire a completarla anche in italiano. Io in italiano ce l'ho intascabile, che tra l'altro mi piacciono altrettanto, cioè per me sono altrettanto belli. Però Salani, se vuoi accelerare i tempi di ristampa, in primavera dovrebbe uscire il primo, quindi dovrebbe essere ristampato il primo e rimesso in circolazione. Speriamo, ragazzi, perché è un peccato non cavalcare il fatto che Netflix abbia creato una serie che, pur nel parco clienti di Netflix, è diventata comunque abbastanza popolare. Quindi so che Netflix non è canale 5, però secondo me, cioè, è da fare qualcosa a livello di marketing riguardo questa cosa. Quindi non vedo l'ora che Salani ristampi il libro e lo lanci in qualche modo, faccia anche qualche iniziativa per noi lettori, qualche giochino magari, qualche cosa, dai, per coinvolgerci, almeno lo voglio sperare. Comunque niente ragazzi, questi erano i libri. Il book haul finisce qui, io sono sommersa dai libri, ma non è una novità. Vi ricordo che sono affiliata con Amazon, quindi se vi ho incuriosito, se vi ho fatto venire voglia di comprare qualche libro, se vi va, solo se vi va, potete comprarlo dai link che vi lascio qui sotto, e io riceverò una piccola commissione sul vostro acquisto. Per il resto potete seguirmi anche sugli altri social, trovate tutto nell'info box, e io come al solito vi ringrazio tantissimo per iscritti e commenti, mando un bacio enorme a voi e alle vostre mamme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!